Gianni Colacioni per Libre TV, oggi 20 aprile 2017, siamo nell'ufficio della Presidente del Settimo Municipio, Monica Lozzi. Noi seguiamo con Libre TV a Roma due territori sostanzialmente, il Settimo Municipio, zona Appio Tuscolano, e Ostia. E per quanto riguarda il Settimo Municipio troviamo sempre disponibilità per questo piccolo ormai appuntamento, qualche modo rituale di aggiornamento per far conoscere lo stato dei lavori e l'avanzamento, diciamo, per quanto riguarda il modo di affrontare i vari problemi. Per quanto riguarda Ostia, purtroppo, data una certa latitanza anche nelle risposte, non è stato possibile avere un contatto con la delegata, diciamo, incaricata, perché ricordiamo che Ostia è un municipio commissariato, quindi attende, prima c'è stata una proroga del commissariamento. Avremmo voluto parlare anche lì per quanto riguarda i problemi, che sono, ce ne sono molti, e come vengono affrontati dalla delegata del sindaco. Non abbiamo potuto farlo, purtroppo, ma siamo contenti che per fortuna invece Monica Lozzi ci ospita sempre nel suo ufficio per queste piccole interviste, e cominciamo subito. Ormai sono 3 anni che Libre TV si occupa di questo municipio. Abbiamo un po' visto un po' l'evoluzione, un po' di alcuni problemi e il modo con cui sono stati affrontati. Intanto volevo cominciare facendo i complimenti per il fatto che questa giunta, anche un pochino dando uno sguardo agli altri municipi, insomma, è una giunta che è rimasta stabile, coesa, ha lavorato fin dall'inizio, è stata, questo l'abbiamo detto anche nell'altra intervista, è stata costituita rapidamente. E questo fatto di aver azzeccato subito il team giusto, penso che abbia favorito anche il modo e la produttività in qualche modo per affrontare i vari problemi del municipio. Intanto buongiorno a tutti, sì, assolutamente sì. Diciamo che io sono stata fortunata nelle scelte e soprattutto fortunata di aver trovato persone veramente in gamba in ogni settore. Noi lavoriamo come squadra, cioè io sono parte di un team, insieme ci confrontiamo, insieme affrontiamo le difficoltà ed è quello che è la nostra forza. Insieme ai cittadini, insieme ai consiglieri, abbiamo creato un gruppo di lavoro che non ha contrasti interni, personali, e che quindi lavora sui temi, e questa secondo me è la formula vincente. Sì, anche appunto perché purtroppo in altri municipi così non è successo. Non parliamo anche, insomma, dell'aspetto un po' più ampio del Campidoglio, dove insomma c'è stato un inizio direi a dir poco problematico. Ma venendo a questo territorio, allora ci eravamo lasciati l'altra volta, se non ricordo male, parlando dell'emergenza strade. Emergenza strade, strade nel senso di rifacimento, buche. Poco dopo la nostra intervista è avvenuto un problema, una voragine, poi ce n'è stata un'altra in zona Vigna Fabbri, poi anche altre. Ecco, però rifacimento strade qui non si, cioè l'emergenza buche non si estrinseca solo con il tappare la buca. Avete fatto qualcosa di diverso? Assolutamente sì, noi come linea politica che sta cominciando ad adottare adesso anche il Campidoglio è proprio quella di rifare completamente la strada, perché andare a tappare semplicemente le buche è un rinviare il problema. Ne abbiamo già fatte più di 15 solo in questo municipio, e con i nuovi appalti ne sono in programma un'altra ventina, e quindi la nostra linea è quella. Si vedrà piano piano nel tempo, perché logicamente il municipio è molto ampio, quindi per rifare tutte le strade ci vuole una programmazione che noi stiamo portando avanti, ma nel tempo si vedranno i risultati, perché a tappare semplicemente le buche non è funzionale. Anche perché poi capita che il manto sottostante non sia stato fatto in passato in modo adeguato, e quindi poi alla fine insomma. No, ma poi non reggono, saltano subito dopo, se le fai in un momento in cui magari il manto è bagnato, tempo una settimana, si riaprono. Invece noi stiamo rifacendo le strade completamente, anche con bei fondi, cioè 10 cm, 14 cm, in un'occasione siamo arrivati anche a 34 là dove era particolarmente ammalorata. Quindi facciamo proprio una valutazione, una progettazione via per via. Ecco, quali sono state le vie, appunto, che avete affrontato i problemi, su quali strade in questo modo avete affrontato? Beh, noi abbiamo ad esempio via Grotta Ferrata nell'Extra Gra, le vie che stanno intorno a Stazione Tuscolana che abbiamo rifatto,
via Schiavonetti grazie a Pars Italia, stiamo rifacendo col Dipartimento via Appia e via Nannina e tante altre vie del municipio, e adesso parte di via Latina, cioè io adesso tutte non me le ricordo, l'elenco se volete la prossima volta ve le do, ma in totale ad oggi sono 15-16 strade già fatte e in programma altre 20. Il tema, diciamo, strade e viabilità si incrocia molto strettamente con il tema trasporti pubblici. Pare che, insomma, sono passato, effettivamente è vero che i cantieri nella stazione San Giovanni, insomma, i vari prolungamenti, i cantieri almeno siano anche, c'è stata anche un'apertura al pubblico della stazione per far vedere, è zona limitrofo, credo che lì sia il primo municipio, se non sbaglio, o forse dopo la porta già è settimo. Dopo la porta è già settimo? È già il settimo, no, è il settimo municipio, sì. Perfetto. Si incrocia appunto con il discorso del trasporto pubblico e quindi ATAC. Allora, uno dei diciamo principi, insomma, uno delle idee del Movimento 5 Stelle riguardo all'ATAC era, questa è una cosa che aveva ripetuto più volte anche la sindaca, che l'ATAC è un patrimonio, è il patrimonio di Roma, è un patrimonio dei romani. Allora, l'ATAC è un patrimonio dei romani che ha però più di 1 miliardo di euro di debiti. E non passa settimana che non emergano nuovi aspetti devastanti. Allora io, secondo te, diciamo, chiedendo uno sforzo un po' più ampio di visione, che sicuramente tu avrai, pensi veramente che questa azienda possa essere, con degli strumenti ordinari in qualche modo, risanata, oppure effettivamente ormai ci avviciniamo a un punto di non ritorno, cioè in cui bisogna mettere proprio una pietra tombale e ricominciare da zero? Beh, diciamo che a livello comunale l'intento è quello di risanare e riorganizzare ATAC, ci sono stati anche investimenti economici su questo, a livello comunale si è deciso di investire sulla mobilità in generale di Roma e quindi dare anche un input di bilancio con dei fondi specifici, quindi io credo che noi siamo in una situazione in cui c'è la possibilità di risanare, stanno arrivando nuovi mezzi, purtroppo quelli precedenti erano poco manutenuti, oramai obsoleti, si sta lavorando anche sulla cura del ferro, si sta portando avanti anche la progettazione della tranvia Saxa-Ubra, Laurentina, stanno lavorando sul progetto definitivo, quella che arriverà il tratto qui a Subaus e Palmiro Togliatti, quindi secondo me ci sta il meccanismo per il quale si può risanare ATAC e lavorare su tutto il sistema di mobilità di Roma. Certo, è una scommessa molto importante perché nel 2019 si potrebbe rischiare di dover andare a bando come così stabilito dall'Europa, quindi se arriva un ATAC sana, parliamo di una municipalizzata che ha, diciamo, un bilancio negativo assolutamente, da troppi assolutamente anni. Sì, stanno incentivando i controlli, se si riuscisse a lavorare e pianificare anche sulle corsie preferenziali in modo da dare un input anche all'utilizzo del mezzo pubblico, perché se ad oggi deve fare il traffico quanto l'auto privata, uno se ne sta sull'auto privata. Stanno lavorando su questo, secondo me è una scommessa che si può vincere, serve anche la collaborazione e l'aiuto dell'azienda e dei dipendenti, perché logicamente se tutti lavoriamo nella stessa direzione, cioè quella di migliorare il servizio, la possibilità di risolverlo il problema è più fattibile. Se cominciamo magari a fare muro contro muro, comincia a diventare tutto un po' più complesso. Ecco, la collaborazione è una cosa importante, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, i dipendenti, le persone che stanno già, diciamo, interne alla struttura, e su questo bisogna fare un'altra citazione positiva, qui è giusto farla. Ho saputo, ho letto che c'è stato per esempio un problema ai servizi anagrafici qualche giorno fa qui, che è stato rapidamente risolto anche grazie alla collaborazione degli impiegati, delle persone che lavorano appunto qui nella sede di Cinecittà. Insomma, è una cosa importante, come siete riusciti? Di solito, insomma, è difficile riuscire a trovare queste collaborazioni, soprattutto perché si è parlato, adesso tu poi mi dirai, della rinuncia di alcuni giorni di ferie, insomma qualcosa del genere.
Sì, devo dire che noi abbiamo subito iniziato un dialogo con i dipendenti appena entrati, tant'è vero che insieme a loro, insieme ai vari funzionari dei vari settori, abbiamo riorganizzato tutti gli uffici, sociale, tecnico, anagrafico, proprio per redistribuire carichi di lavoro tra i dipendenti, per rendere più efficace ed efficiente il lavoro che comunque loro svolgono. E questo ha avuto dei ritorni positivi, il rapporto di fiducia tra parte politica e dipendenti. Difatti, in questa occasione, che purtroppo c'è stato un problema elettrico che può capitare, poi i nostri edifici hanno tutte le problematiche che sappiamo, non solo è stato risolto in giornata, ma tutti i dipendenti, per riuscire a smaltire le code, insomma chi non ha potuto usufruire del servizio in quella giornata, hanno rinunciato alle ferie, sono venuti in turno di straordinario e sono riusciti a risolvere il problema. Quello che a me dispiace è che purtroppo in quell'occasione una parte politica ha cavalcato questa problematica andando un po' addosso alle persone che in quel momento invece si erano rese disponibili per risolvere in maniera rapida il problema. Insomma, la politica, se vogliono venire contro me, devono colpire me. Colpire i dipendenti è uno strumento, un mezzuccio, insomma, da non utilizzare. Ecco, parliamo anche di questa cosa a cui tu hai accennato, la parte politica, cioè le altre forze politiche, qui a livello ovviamente municipale, si sono rese conto che comunque sia, insomma, stai realizzando un'amministrazione del territorio di una certa efficienza, c'è una presenza di un'opposizione strumentale, oppure tu vedi che insomma in qualche modo, almeno da parte di qualcuno dell'opposizione in generale, insomma di qualche partito che fa parte dell'opposizione, c'è invece una collaborazione? Diciamo che nell'80% dell'opposizione è un'opposizione assolutamente distruttiva, non ho avuto mai proposte costruttive sui temi, prendono pretesti veramente banali per attaccare semplicemente politicamente un municipio che comunque con tutte le difficoltà del caso sta funzionando e sta dimostrando. Ci sono poi un paio di consiglieri che portano proposte positive e queste proposte noi le accogliamo, cioè io quando vado a realizzare opere sui territori non vado a guardare se la proposta è arrivata dal mio gruppo o dagli altri gruppi, analizzo la proposta e quindi questi consiglieri che portano proposte positive noi le abbiamo accolte e nel momento che andremo a realizzarle, adesso stanno in fase di progettazione, daremo atto a chi l'ha presentata perché non abbiamo nulla da nascondere, la politica è collaborare in maniera costruttiva verso la soluzione dei problemi. Ci possono essere scontri nelle visioni di come realizzare o portare a termine un'opera, ma quando il problema è evidente bisogna lavorare insieme. Fare ostruzionismo tanto per non ha senso. Veniamo a un tema che insomma è abbastanza spesso è fonte di polemiche tra i partiti. Ci siamo lasciati nell'altra intervista, se non erro, tu mi hai accennato che era in partenza una sorta di censimento della popolazione di etnia rom che stava appunto nel campo, nei vari campi, anche se non erro quelli là, diciamo in qualche modo spontanei. Ecco, questa cosa come sta andando? Noi qua abbiamo censito tutti, sia in principal modo Campo Rom La Barbuda, perché sta rientrando nel percorso e nel primo bando, no, europeo per il superamento del campo, quindi è il primo che sta andando in chiusura, ma anche tutti gli altri campi, sia tollerati, Arco di Travertino che Schiavonetti, ma anche tutti gli insediamenti spontanei che abbiamo sul territorio, così abbiamo contezza, insomma, almeno. Siete riusciti a fare questa opera casillare, sì, con quali strumenti? L'abbiamo fatto con i nostri servizi sociali, con la collaborazione della polizia locale, diciamo che con i nostri servizi sociali stiamo anche cominciando a censire ad esempio i residence in chiusura per capire la tipologia di difficoltà e fragilità che sono all'interno. Abbiamo fatto anche il censimento ad esempio di alcune occupazioni abusive di immobili privati, tipo via Tuscolana 1782, che a seguito dell'esplosione della bombola ha ritrovato alcune famiglie in mezzo alla strada, e noi siamo riusciti a prendere in carico 14 famiglie con fragilità inserendole nel percorso dei residence. Quindi comunque sia la collaborazione, la ristrutturazione dei servizi sta dando buon esito, sia perché abbiamo contezza delle fragilità che sono sul nostro territorio, abbiamo preso anche dei contatti molto stretti con Palazzo Selano, dove abbiamo quasi un migliaio di rifugiati politici, e quindi insieme a loro, proprio con dei loro rappresentanti, ci stiamo venendo incontro, loro ci fanno presente quali sono le difficoltà sul territorio e noi laddove è possibile cerchiamo di dargli una mano e di andargli incontro, e poi si è creato un buon rapporto anche con la polizia locale, diciamo si sta collaborando insieme tutti quanti.
Bene, io penso che potremmo chiudere con un'ultima cosa che diciamo ci riporta a parecchi anni fa, eri presente anche tu in Campidoglio. Pochi giorni fa c'è stato un consiglio dell'Assemblea Capitolina, in qualche modo che è stato il punto di arrivo di un percorso per la valorizzazione storica di un evento che è avvenuto il 17 aprile del 1944 qui a Quadraro, un rastrellamento da parte delle truppe naziste, e insomma è stata una cosa importante e avvenuta su quello che ovviamente all'epoca non si sapeva che poi sarebbe diventato un municipio, però insomma è un'opera di ricostruzione. Per questo ringraziamo anche Pierluigi Amen, che poi ci ha sollecitato e abbiamo registrato. Ecco, insomma, che ne pensi di questa cosa? Ma io penso che è stato un obiettivo raggiunto molto importante, perché noi con Pierluigi abbiamo iniziato un percorso già nella scorsa consigliatura come consiglieri, perché tenevamo al fatto che questo territorio, che ha fatto tanto in quel periodo, tanto è vero che è stata riconosciuta anche una medaglia d'oro al valore dal Presidente della Repubblica proprio per gli interventi della popolazione in sostegno in quel periodo delle persone che venivano comunque vessate, e in particolar modo nel contesto del rastrellamento del Quadraro. E in più noi, appena entrati come amministrazione, abbiamo fatto una memoria di giunta, che è stata quella che ha dato l'input proprio alla mozione che è stata approvata in consiglio, perché noi ci teniamo che l'evento di consegna delle medaglie ai familiari dei rastrellati avvenga in questo territorio, perché è un territorio che sente molto e ricorda con grande senso sia di responsabilità sia di tradizioni, tra virgolette, e quindi secondo me è stato un passo importantissimo. Anzi, noi aspettiamo proprio con ansia che il Comune avvii questo percorso insieme all'associazione che ha proposto questa cosa, la NRP, per realizzare questo evento già dal prossimo anno su questo territorio. Per noi è stata una grande soddisfazione. Tra l'altro ringraziamo anche le testimonianze oculari di vita vissuta di Guido di Roma, che abbiamo raccolto con Liberi TV nella sua abitazione, e anche nella sua abitazione quella dello scampato invece Ossicini, Adriano Ossicini, ex senatore, professore Adriano Ossicini, che scampò da questo rastrellamento grazie alla soffiata, in qualche modo all'aiuto di Don Gioacchino Re, che insomma era un parroco abbastanza informato, che rischiò nel dando questa informazione. Approfittare di certamente dire solo una cosa: noi ieri appunto abbiamo fatto la commemorazione a Monte del Grano. Le opposizioni, appunto, tanto per attaccare inutilmente, hanno detto che il settimo municipio non era presente, non era rappresentato. Noi abbiamo scelto come municipio di farci rappresentare dall'assessore allo sport Elena De Santis, proprio perché suo nonno era un partigiano, quindi lei come famiglia sentiva in maniera molto forte questo evento, e quindi noi siamo stati onorati di essere rappresentati da lei, che tra l'altro, insieme alla collaborazione dell'assessore del quinto municipio, sempre alla scuola, sono riusciti a coinvolgere gli studenti, perché la memoria non ha senso se tu non la trasporti alle generazioni future. E quindi smentisco il fatto che il settimo municipio non era presente, eravamo molto ben rappresentati. Bene, poi insomma ricordiamo anche che l'assessore De Santis sta anche appunto alla cultura, più di una volta l'abbiamo vista mobilitata anche in consiglio e anche con altre diciamo iniziative che hanno coinvolto le scuole, cosa importante, perché insomma quando si parla di memoria i giovani sono coloro che porteranno la tradizione orale e scritta di queste vicende. Bene, a questo punto ringraziamo Monica Lozzi, l'appuntamento ovviamente è un prossimo aggiornamento sui lavori di questa giunta su questo territorio. Grazie ancora. Grazie a voi.